Domani ci sposiamo, oggi al Teatro Traetta in Prima Nazionale, uno spettacolo di Raffaello Fusaro. Abbiamo... sono io, lui è Ivan Dell'Etera. Perché questo spettacolo? Perché diciamo ho molte più dubbi che certezze su questo argomento, guardando le condizioni frequenti di spaesamento dei miei coetanei e della società in generale occidentale. Per cui alla fine ho messo queste domande in scena, in un testo, come sempre, a metà tra narrazione, non vero teatro, ma un teatro più cinematografizzato, se così si può dire, che procede per salti temporali, montaggi, flashback e salti in avanti nel futuro. Lo sposo è evidente che è emozionato, no? Perché fare uno spettacolo già è complicato, no? Produrre uno spettacolo è complicato. Quando lo spettacolo è un matrimonio, è come un matrimonio, quindi si raddoppia. Infatti oggi, Mora, ci stavamo dicendo che ci siamo tutti vestiti bene, come se un matrimonio. Io sto per, tu sei io ancora, sto per. Come se un matrimonio, quindi l'emozione è multipla. Ivan, perché hai deciso di produrre questo spettacolo? Perché la cooperativa Cocopelli, i soci della cooperativa Cocopelli, producono solamente eccellenze pugliesi. E quello è il primo nostro obiettivo. E poi il testo è divertente, e loro sono bravi, si è creata un'energia tutta in positivo che è la magia del teatro. Poi vabbè, c'è Pino Lo Console che ha fatto le sue magie con le luci e questo rende tutto molto più speciale. Perché questa storia racconta di oggi, racconta delle passioni, racconta dell'amore, racconta degli sposi e dei non sposi. Quindi la cosa è da rappresentare per forza. Rossella Giuliano, questa sera in scena sarà Margherita, la sposa di Raffaello, Raffaello Fusaro che ha scritto lo spettacolo. Cos'è stato per te vivere questo personaggio? Un ruolo bellissimo, una ragazza, una donna così indecisa e così insicura di sé che tenta di ritrovare se stessa e di trovare quelle sicurezze che in realtà le mancano nella coppia. È un percorso affascinante perché il testo di Raffaello permette di tuffarsi in questo mondo stranissimo che è quello delle coppie di oggi, coppie scoppiate. E, sì, non riescono a trovare un punto di incontro, non riescono a stare insieme, e monadi, non riescono a recuperare il concetto dell'insieme, del noi. E questo è un dramma quasi, se poi non si riesce a stare insieme neanche quando si arriva in chiesa per sposarsi, insomma.